Allora, sono le 17, qualche secondo dopo le 17, e come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi e poco fa, oggi sposiamo quella che è l'iniziativa del Museo del Territorio di Riccione, ideata da Andrea Tirincanti, un collega che ogni giorno si spende per veicolare sempre di più la conoscenza del suo territorio attraverso uno splendido museo che ho avuto modo di vedere 2 gennaio fa. È davvero molto molto bello, ma mi hanno colpito tantissimo, in particolare le attività didattiche, comprese quelle legate alla possibilità di trascorrere una notte al museo, no? Secondo un format ben noto. Vi ho anticipato poco fa nella diretta quali sono i due libri di cui vi parlerò oggi, ma siccome siamo legati all'attualità, alla cronaca, c'è un po' di vento, ma vi farà piacere sentirlo se siete chiusi in casa da 40 giorni. Andrea mi consentirà di fare un fuori programma, leggendovi un post che ho appena letto sulla pagina di un mio contatto. Non farò il suo nome per motivi di privacy, ma insomma, il compito dei musei è non essere scollegati dal mondo reale. Non siamo templi isolati dalla realtà, ma siamo calati nella realtà sociale. Quindi penso che quello che vi leggo adesso, oltre ad essere stato utile per me, lo sarà anche per voi. La gente esce perché è stufa, è tempo di riapertura, governo fascista, imbecilli, imbecilli, imbecilli. Sono frasi citate tra virgolette all'inizio di questo post. Sono stato aggrappato all'ossigeno per una settimana in ospedale, solo io ed il maledetto Covid. E l'unico pensiero a farmi andare avanti è stata l'immagine dei miei cari ad attendermi a casa. Non scrivo queste frasi per la necessità di postare la mia vita. Lo faccio solo perché non è ancora tempo di sottovalutare questo schifo di virus. Leggo le peggiori stronzate sui social, scritte anche da persone troppo vicine e conosciute, per cui perdonatemi se infrangerò il muro della mia riservatezza con queste parole. Questo Covid è un nemico infame, subdolo, che non ha rispetto per nulla. Ti lascia vivere nel freddo di un letto bagnato di sudore e non c'è verso di cambiarti, perché sei in una stanza isolato del tutto e da tutti. Sei solo e scopri che non sei invincibile. Non hai la forza di muoverti, di respirare, di pensare. Vivi con un getto di aria fredda in corpo e il rumore dell'acqua che ribolle accompagna l'ossigeno attraverso il tubo che ti fa sopravvivere. Ti senti in un acquario dove però il pesce rosso sei tu. È una malattia che ti toglie le forze, il gusto, l'olfatto, la voglia, la speranza. La testa ti martella e sei così devastato che le cose più semplici ti sono precluse. Bere dell'acqua è uno sforzo immane e preferisci trattenere la pipì piuttosto che agguantare un urinale oppure chiedere una bombola d'ossigeno e trascinarti in bagno. Non riesci a parlare, a respirare, a mangiare, a guardare semplicemente l'ora. Non hai la forza per fare nulla e soprattutto non hai l'energia per pensare. Già, anche solo pensare. I minuti sono lunghi quanto ore e tu sei lì aggrappato a pensieri improvvisi che rotolano nella tua mente, incapace di dare un senso compiuto alle immagini. Proprio tu che sei sempre stato così orgoglioso del tuo cervello. Forse non arriva abbastanza ossigeno al sangue, ma ti sembra di volare. Ti sembra di vivere in una bolla immobile e silenziosa che ti opprime i sensi, ti schiaccia. Senti la testa pesante, le gambe pesanti, l'animo pesante. Stai sveglio, sogni, non sai se ciò che vedi è reale oppure il frutto di un'allucinazione. Ogni respiro è dolore, ogni respiro è fatica, ogni respiro è una fiamma che ti brucia i polmoni. Malgrado la tua età, ad un certo punto ti chiedi se forse è più il tempo che hai alle spalle di quanto ne hai ancora davanti a te. Sei solo, senza il conforto di una visita o di un viso familiare. La solidarietà arriva dal sorriso nascosto di chi si danna l'anima, sepolto in tute e maschere anticontagio, non sapendo se è la stessa che ti ha sorriso 2 ore prima. Non hai nemmeno la soddisfazione di sapere
a chi dire grazie. Riflettete su queste parole prima di dire la vostra. Il disagio di un mese protetti in casa non è paragonabile ad un singolo minuto trascorso dentro quell'incubo. Stateci lontano perché non ci merita questa merda di Covid. Insomma, sono parole che colpiscono, è una testimonianza di una persona che ne è uscita. Pochi minuti prima della diretta ho saputo della morte di un'altra persona falcidiata da questa epidemia, un antropologo, Enrico Comba, con il quale, insomma, nel 2010, da quando ho cominciato un percorso di confronto e di indagine trasversale tra antropologia culturale, archeologia e antropologia fisica. E certo una persona anziana ma piena di vitalità. Enrico aveva assistito all'inizio di un percorso importante che però ha avuto uno slancio grazie a questo libro. I due libri di cui vi parlo oggi hanno diverse cose in comune, ma rispetto a me. Entrambi hanno la dedica di chi li ha scritti, Henri Doudet e Daniele Manacord. Sono una persona sicuramente privilegiata non solo per il lavoro che faccio, ma anche per aver avuto la fortuna di conoscere tante persone. Tanti maestri come questi, appunto, Comba era uno di loro, lo sono senza dubbio Henri Doudet e Daniele Manacord. Henri Doudet l'ho conosciuto personalmente nel 2004, all'epoca avevo vinto da poco un dottorato di ricerca all'Università di Roma La Sapienza, dove mi ero laureato 4 anni prima e avevo iniziato la scuola di specializzazione. Ero sempre stato appassionato dall'archeologia funeraria e avevo svolto una tesi di laurea su una necropoli di cui vi ho parlato qualche tempo fa, del Latium Vetus, Castel di Decima. E il mio dottorato doveva essere incentrato sulle figure di guerriero nell'Italia protostorica, in quel periodo che segna la transizione fra la prima età del ferro e l'orientalizzante, il periodo in cui nascono le città, le aristocrazie, l'idea di Stato e la consapevolezza dell'identità etnica. Avevo scelto quindi di studiarla attraverso i protagonisti di quella trasformazione, come perfettamente incarnati da una figura del mito quale quella di Romolo, di cui vi parleremo per cenni in coda e che sarà protagonista della prossima diretta di martedì in occasione del Natale di Roma. Ma l'incontro con Henri Doudet, che nacque dall'opportunità di frequentare nell'ambito di un master il primo corso tenuto da questo maestro francese in Italia, a Piazza Navona, nella sede dell'École française, in collaborazione con la Soprintendenza per l'archeologia di Roma. Ecco, quello fu il primo corso tenuto in Italia, eravamo una manciata di persone e mi cambiò totalmente il modo di interpretare le problematiche della morte che avevano avuto in me una persona molto sensibile anche attraverso altri tagli disciplinari. Però quello che mi mancava era l'approfondimento per tramite dell'antropologia fisica e quello che può aversi soprattutto tramite l'antropologia culturale che venne dopo nelle fasi conclusive di quel dottorato. Nell'anteprima di questo post abbiamo condiviso le immagini della quarta di copertina e vi provo ad avvicinare e passare dietro lo schermo perché chi di voi non l'ha potuta vedere almeno la possa vedere in questo momento davanti a me. È di un autore messicano. E ha un titolo particolare, non voglio dire inesattezze, ma ve lo leggo. Questo è lo specchio che non inganna. È un quadro del 1856 di Thomas Mondragon, collezionato
conservato nella Pinacoteca della Chiesa di La Profesa a Città del Messico. È una sorta di memento mori che ci aiuta un po' a comprendere la nostra fragilità, la nostra solitudine di esseri umani, quella che stiamo vivendo, quella testimoniata dal brano che vi ho letto in apertura. E state vedendo questa immagine, quella che ho condiviso è più completa e più chiara, quindi poi ve l'andrete a recuperare. Lo spazio a sinistra del quadro è occupato da una giovane donna nel pieno della sua bellezza, con abiti ricchissimi, addirittura ornati da fiori, fiori probabilmente reali. Alla sua destra c'è un tavolo con uno specchio, che qui si vede solo in parte, sul quale è poggiato un pettine, sono poggiate dei profumi. È come se si fosse un attimo voltata da quello specchio che ha alla sua destra per guardarci in faccia. E il titolo del quadro è emblematico da questo punto di vista, perché ci ricorda che il vero specchio non è quello nel quale si è soliti specchiarsi per farsi belli, ma è probabilmente quello che è dall'altra parte dello sguardo di questa donna. Lo spazio è separato da un filo che pende dall'alto. Una mano attraverso delle nuvole nel cielo. Non si capisce se sia una mano maschile o femminile, idealmente può essere considerata la mano di una parca, con una forbice lo sta tagliando quel filo, determinando tutto quello che avviene alla destra di questo quadro. Uno scheletro divorato dai vermi spezza per sempre quell'apparenza di bellezza e di gioventù. Anche l'abito si scompone in frammenti, in brandelli che penzolano dalle braccia, si vedono le budella ancora all'interno del bacino e del ventre e i vermi che divorano lentamente il cervello e la testa di questa donna. Il braccio riesce a essere proteso nello spazio verso destra e ci appare il paesaggio di un cimitero segnato da tombe, da lapidi, quanto resta della memoria dei nostri congiunti. Si vedono delle targhe che recano il nome, probabilmente, dei defunti, data di nascita, di morte. Alcune di queste tombe però appaiono già abbandonate, piegate dal tempo e dal vento. Presto la memoria di quei corpi e di quei defunti si perderà. Un cipresso e altri alberi legati al mondo dei cimiteri dominano lo spazio della natura e poi un muro sullo sfondo separa questo ambito cimiteriale da quello cittadino all'esterno. Una città che può contemplare i suoi morti in un rapporto anche visivo che è la costante dei nostri cimiteri, o almeno dovrebbe esserlo. Vi è quindi una sorta di dialogo che continua finché dura la memoria. Ma insomma, questo quadro, e Dudé ne parla nell'introduzione, non è altro che un ammonimento nei riguardi di quanto sia fuggevole la vita e di quanto la sua apparenza possa essere così, insomma, passeggera. È una sorta di ammonimento che però costituisce la premessa nel resto del volume, con la quale Dudé, che ha fondato la disciplina che è rappresentata in questo volume, le ha dato il nome archeotanatologia, ha voluto insegnare agli archeologi e agli antropologi fisici a considerare il loro campo di indagine come un qualcosa che vada oltre la raccolta di oggetti per gli archeologi o lo studio dei resti osteologici per gli antropologi fisici. Ed è una cosa che purtroppo, soprattutto chi fa la mia disciplina, dimentica troppo spesso, e ancor di più la dimentica, come abbiamo detto tante volte, chi allestisce un museo riponendo all'interno delle vetrine oggetti che non sono più in grado di raccontare la storia che apparteneva a chi li ha collocati in una sepoltura accanto al defunto.
E in una frase Doudet ci riassume tutto questo. Perciò spesso nella lettura delle pubblicazioni sembra esserci un'inversione netta della gerarchia degli elementi della sepoltura. Si ha cioè l'impressione che sia il morto ad accompagnare la fibula o il vaso. L'elemento più importante nella sepoltura, però, non è il corredo, ma il defunto. Infatti non si seppellisce la fibula, ma il defunto con la fibula. L'archeotanatologia si propone di ricostruire i comportamenti delle popolazioni antiche di fronte alla morte, ponendo al centro dell'attenzione lo scheletro e analizzando i gesti funerari legati alla gestione e al trattamento del corpo. Questi mirano a consentire a chi sopravvive di superare il dolore della separazione definitiva e di dominare ciò che è insuperabile, cioè l'idea che i corpi di parenti o amici siano destinati a decomporsi. Per questo motivo l'archeologo deve avere una formazione adeguata da applicare sul campo e non deve limitarsi a prelevare le ossa ed a portarle in laboratorio. Si tratta di indicazioni tecniche, il volume prosegue dando indicazioni e fornendo esempi che dovrebbero indicare la strada ad archeologi soprattutto, ma anche ad antropologi fisici, per superare quella barriera che è quasi un tabù, che ci fa dimenticare che dietro gli oggetti ci sono delle persone, e recuperare il senso di quelle persone, o perlomeno il significato che si è voluto dare all'ultimo momento del commiato, è un modo per recuperare un pezzo di identità, un lembo di identità che sopravvive di esse attraverso il tempo, e gli archeologi hanno recuperato, un po' come le tombe, le lapidi di quel cimitero che durano finché c'è memoria di esse. Qualcuno di voi mi ha fatto una domanda su questo la volta scorsa, e ricordate, in coda daremo spazio a 10 domande, non di più, pertinenti, ma dovrò essere breve nel rispondervi, perché insomma stiamo trattando tematiche molto complesse, poi se lo vorrete le approfondiremo ulteriormente in altre occasioni. Però ecco, insomma, ricordiamoci il senso delle vetrine di musei archeologici, il senso del nostro lavoro, che è recuperare quei brandelli di umanità e di identità che il tempo e la perdita di memoria possono cancellare. Insomma, questo è il nostro lavoro. Passo al secondo volume, che non ha, vi dicevo, nessuna relazione con quello di Doudet. Non ho mai avuto nemmeno modo di approfondire se Daniele Manacorda si sia mai confrontato con Doudet. Sono entrambi due grandi maestri, quindi penso che si siano confrontati. Inutile fare presentazioni anche in questo caso, sapete tutti di chi stiamo parlando, ma ritengo che nel suo straordinario percorso, segnato da tante tappe importanti, tra le quali indubbiamente vi è l'allestimento della Cripta Balbi, del Museo della Cripta Balbi, che è uno dei musei che maggiormente negli anni passati ha incarnato quanto vi dicevo prima, cioè la sua capacità di far emergere le persone oltre le cose, la narrazione storica oltre la cupidigia della cultura materiale che contraddistingue gli archeologi troppo spesso. E dopo essersi distinto con imprese di questo tipo, ha proseguito un percorso che non aveva mai lasciato, cioè quello di interessarsi alle problematiche del patrimonio culturale, della sua gestione, delle politiche della cultura. E diciamo, ha avviato una nuova stagione, penso di poter dire di essere in questo, diciamo che lui possa essere d'accordo con quanto sto per dire, una nuova stagione nel 2014 con questo volumetto che è stato pubblicato da Edipuglia in un'edizione davvero molto, molto agile, che adesso è a disposizione di chi la vuole scaricare gratuitamente, grazie alla generosità della casa editrice che in queste settimane di quarantena ha reso disponibili gratuitamente molte sue pubblicazioni. È un volume nato come reazione ad un altro volume importante di Tommaso Montanari, e da quel volume trae la sua impostazione sotto forma di abbecedario, dei termini
più importanti che ritiene utili commentare, non solo per fornire una visione in alcuni casi fortemente contrapposta a quella dello storico dell'arte Montanari, ma anche per delineare delle prospettive future che in parte poi si sono avverate negli anni seguenti rispetto al rapporto dei cittadini con il patrimonio. E da questo volumetto, che ho avuto il piacere anche di presentare qualche anno fa, vi traggo alcuni passaggi. Il primo che leggo però non è ad opera di Daniele Manacorda, ma mi sembra assolutamente calzante rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Intanto chiedo ad Anna se l'audio e il video sono ok. Perfetto, grazie. No, l'ho detto delle domande. Avete spazio per 10 domande, Anna selezionerà quelle più pertinenti. Se c'è qualcuno che ci sta seguendo oltre Anna, potete formularle tranquillamente. Allora, vi dicevo, leggo un passaggio del brano di un brano citato da Daniele, vi dirò poi chi è l'autore. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorgono l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà fa violenza al suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. Il maggiore inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide. Senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro, finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. Penso che queste parole siano perfette per la situazione che stiamo tutti vivendo in questo momento, e queste parole sono di una delle menti più brillanti del secolo scorso, Albert Einstein. Probabilmente Einstein non sapeva nulla degli Etruschi, ma non gliene facciamo una colpa e non lo giudichiamo per questo, perché ha fatto altro e molto più importante. Quando parliamo del nostro patrimonio culturale dobbiamo quindi fare attenzione a quella che è la nostra percezione di esso. Se io mi giudicassi un sapiente soltanto perché ho avuto l'opportunità di studiare praticamente da quando ero ragazzino, insomma, posso dire, gli Etruschi, la storia antica e l'archeologia, e giudicassi gli altri con un parametro fondato su me stesso, potrei ritenermi legittimato a considerare Einstein un poco di buono, un soggetto non all'altezza. Ovviamente questo è un paradosso, ma spesso capita proprio questo nel modo in cui i musei vengono costruiti o nel momento in cui noi riteniamo che un museo debba avere la funzione di elevare qualcuno o di educarlo, poiché ciò presuppone che ci sia qualcuno dall'altra parte che ignora, che non sa e che deve essere educato. Questo stimolo, chiaramente, deve essere perseguito dai musei, ma non deve partire dal presupposto che chi ne è fuori non è quasi nemmeno all'altezza di entrare. Dobbiamo cercare di farlo entrare nei nostri luoghi della cultura. E come fare? Parlandovi di Etruschi dalla mattina alla sera? Usando un gergo alto per sentirmi in una posizione dominante rispetto a una persona del calibro di Einstein? O costruire il discorso interno di un museo con modalità che conservano la mia posizione di dominanza o di chi questo luogo ha l'opportunità pro tempore di gestirlo? Certamente no. Ci vuole una capacità di coinvolgere
qualunque tipo di pubblico senza avere l'obiettivo né di educarlo né di elevarlo. Semmai l'obiettivo che dobbiamo perseguire è quello di incuriosirlo, come vi ho detto un'infinità di volte. In un articolo di pochi giorni fa che ho già citato, Montanari, che come vi dicevo ha ispirato questo libro di Manacorda, ha fatto un suo decalogo che meriterebbe molte risposte. Fra le critiche che ha avanzato all'attuale sistema vi è anche la scarsa qualità del livello di comunicazione dei musei in questo periodo di quarantena. È possibile, sì, è possibile che non sempre la qualità sia all'altezza, ma qual è il parametro della qualità? Qualcuno potrebbe aver giudicato negativamente il post ironico, la sfida che abbiamo lanciato sui nostri social a ricreare le opere del museo, perché non se ne coglie l'obiettivo culturale, è solo ironia, quindi qualcosa di effimero, un passatempo. Eppure anche quello è un linguaggio, è una forma di divulgazione che ha consentito a quell'immagine di andare a finire su un quotidiano russo, di aver destato l'attenzione di vari media nazionali e internazionali. Ci ha fatto arrivare ben oltre una diretta complessa come questa può arrivare. Ci ha fatto raggiungere un pubblico che ha visto quell'immagine e si è domandato di cosa si tratti, senza aver bisogno di grandi spiegazioni. Dovrebbe aver acceso una lampadina di curiosità tale da far chiedere a chi la vedeva cos'è Villa Giulia, cosa sono gli sarcofago degli sposi o perché quel soggetto sul divano ha i calzini a righe. Anzi, non erano a righe, ma me li ricordo, insomma, però lo sapete meglio di me. Ecco, ed un punto tra i più interessanti dell'abecedario di Daniele Manacorda ruota proprio intorno al concetto di divulgazione. E parte citando una persona che ci è familiare, se non altro perché abbiamo celebrato pochi giorni fa, il 25 di marzo, il Dante D. Dante, nel De Vulgari Eloquentia, ha sdoganato il concetto di divulgazione, che se lo dovessimo intendere appunto in quella modalità restrittiva di cose calate dall'alto verso il basso, non è altro che un elevare il volgo composto da coloro i quali sanno solo parlare il volgare, che è oggi il nostro italiano. E Dante ci ha sfidato con la Divina Commedia nel dimostrare che si poteva arrivare poeticamente ai livelli raggiunti dalla poesia latina e raggiungere il maggior numero possibile di persone in un'epoca in cui Giotto dipingeva la Bibbia attraverso immagini proprio per divulgare contenuti che pochi erano in grado di recepire in contesti nei quali le messe si celebravano in latino e si doveva venerare sulla fiducia un Dio di cui si sapeva ben poco. Speriamo di non tornare mai agli eccessi del passato, però leggiamo in che modo Manacorda affronta il tema della divulgazione. C'è del vero, divulgare è faticoso, molto. Per divulgare occorre avere qualcosa da raccontare. 2. Mettere a fuoco la platea di destinatari da raggiungere, tra parentesi marketing, assai più ampia di quella degli addetti ai lavori e, ahimè, assai più variegata. Riformulare i contenuti ripartendo dall'inizio. La divulgazione non è l'abstract di un testo scientifico. 4. Adattare in modo radicalmente diverso il proprio linguaggio e i suoi codici gergali. 5. Sintetizzare il tema andando al sodo, abbassando il tasso di erudizione, facendo emergere ciò che dà senso alla ricerca che si intende raccontare, le sue domande, i metodi percorsi per rispondere, le risposte raggiunte e quelle rimaste in sospeso, le nuove domande. Sì, può essere molto faticoso. Richiede studio e applicazione, né più né meno di una ricerca specialistica, perché l'obiettivo da perseguire è doppio: raccontare una storia a tutti o a molti, ma anche dare senso al proprio lavoro, uscendo dall'autoreferenzialità e camminando a cielo aperto, pronti ad argomentare per via il motivo di quel viaggio, la consapevolezza della strada fatta e da fare, le umane incertezze dei bivi.
Non basta educare, occorre qualcosa di più, e cioè saper distinguere i tanti pubblici diversi ai quali ci rivolgiamo e al tempo stesso cercare di capire i singoli individui indistintamente, mettendosi nei loro panni, senza pensare che i valori che percepiamo ormai con naturalezza, perché gli abbiamo dedicato una vita, debbano essere necessariamente anche i loro. Potranno esserlo, certo, o diventarlo, ma altri valori possono nascere da questo incontro, validi perché, ad esempio, capaci di distogliere una fetta consistente di umani dal telefonino, quello che state usando in parte alcuni di voi, immagino, e dai centri commerciali, non per ideologica diffidenza verso il commercio, ma per umanistica ricerca dell'aspetto poliedrico della vita. Noi ci stiamo provando ogni giorno, in ogni circostanza, sviluppando ragionamenti complessi come questi. A volte non sono sempre in grado di distinguere nell'immediato, visto che tutte queste cose cerco di farle in diretta e con scarsa preparazione dei contenuti, è tutto improvvisato. Io oggi ho avuto 3 ore di consiglio di amministrazione per approvare il nostro bilancio e mi sono barcamenato su mille altre cose prima di fare questa diretta, che costituisce forse il premio di una giornata di lavoro impegnato in altri aspetti fondamentali per la gestione dell'istituto, anche se non si vedono. E a volte quindi non mi rendo conto se nel parlare sto usando concetti o parole che non sono comprensibili, ma a volte basta anche il tono della voce per veicolare un messaggio, o basta una immagine come quella di me e di Simona sul nostro divano ad emulare scherzosamente il sarcofago degli sposi e invitandovi a fare lo stesso. Bene, vi ho raccontato dei due libri, quindi ho rispettato, non so in quanto tempo, il desiderio di Andrea. Volevo quindi chiudere però, non solo rispondendo alle 10 domande che non so se nel frattempo sono pervenute, ma anche portarvi un attimo all'interno del museo. Noi guardiamo, col tempo che abbiamo a disposizione, la vostra risposta alle nostre sollecitazioni. Riesco a constatare, quindi non solo su alcuni canali, come è composto il nostro pubblico, come sta evolvendo in questi giorni e come sta crescendo anche molto significativamente, ma possiamo osservare anche la curva della vostra attenzione, non quella dei singoli, ma di voi come comunità in questo momento racchiusa in questo strumento di comunicazione. L'altro giorno, quando mi avete chiesto nell'ultima diretta di entrare all'interno del museo, si può vedere proprio nel video, e forse lo vedete anche voi, una curva che si alza prodigiosamente una volta superata la porta del museo. Che bello, questo è un messaggio molto significativo, esprime il desiderio almeno di voi che state seguendo quel video di entrare nel museo, la curiosità, la voglia di vivere quell'esperienza che in questo momento vi è proibita. Bene, se l'avete provata questa sensazione, ricordatevela quando saremo usciti da questa forzata clausura e desiderate viverla, cioè non perdete l'attimo, coglietelo quando ci sarà questa opportunità. Anna, se mi vuoi anticipare qualche domanda, rispondo da seduto e poi mi sposto. Vai. Allora, Gianni ci chiede quanto i greci hanno influenzato gli etruschi dal punto di vista della morte e dell'aldilà. Sicuramente li hanno influenzati molto. Vi raccontavo nell'ambito dell'ultima diretta un discorso molto complesso sull'opposizione fra incinerazione e inumazione. Qualcuno di voi ricorderà che nella fase più antica della storia etrusca, che coincide con quel periodo che chiamiamo Villanoviano, il rituale quasi esclusivo, o perlomeno quello che riusciamo a cogliere archeologicamente, perché questo non va trascurato come aspetto, era quello dell'incinerazione. All'inizio dell'VIII secolo, l'influenza di contatti con altri ambiti culturali, in particolare quello della cultura delle tombe a fosse,
dell'Italia meridionale, introduce come nuovo sistema di trattamento dei defunti e di controllo culturale della putrefazione l'inumazione. E l'inumazione arriva a contendere il primato con l'incinerazione in un contesto che fino a quel momento era caratterizzato da campi diurne, come li chiamiamo. Per quale motivo? Non solo per un motivo legato all'influenza culturale del sud Italia, ma anche perché l'inumazione consentiva di rappresentare ancora meglio l'identità del defunto. Non veniva il suo corpo scomposto e dissolto in cenere, ma collocato in una tomba più ampia e all'interno della quale si potevano collocare gli oggetti reali che aveva utilizzato e che per alcune incinerazioni dovevano essere riprodotti, adeguati, a volte anche miniaturizzati. Questa maggiore capacità espressiva si legava con un'evoluzione della società verso una forma che prelude alla nascita delle aristocrazie. In questo processo si inserisce violentemente il contatto con i Fenici prima e poi con i Greci, che portano se stessi verso il lontano occidente, ricordate tutti quanti il racconto di Ulisse, alla ricerca di materie prime, risorse, opportunità, nuovi spazi da conquistare, ma in cambio portano con sé idee, modelli culturali, e il modello culturale più potente in quel momento è quello omerico, che prevede l'incinerazione degli eroi. E questa incinerazione è descritta con grande dettaglio, anche se trasferita in un tempo, l'età del bronzo, l'epoca cosiddetta micenea, durante la quale l'incinerazione non si utilizzava, il rituale prevalente era l'inumazione, quindi è un anacronismo di cui Omero non è consapevole, sta descrivendo invece rituali caratteristici del periodo in cui ha vissuto idealmente, perché insomma dietro Omero c'è una grossa fetta di mito. Questo incontro di culture in un momento in cui si stava lasciando un rituale antico, l'incinerazione villanoviana, per sposarne uno nuovo, crea un cortocircuito che a livello più alto delle aristocrazie determina un cambiamento sotto forma di un ibrido, cioè un mescolamento fra il rituale eroico Omero, ve l'ho raccontato leggendovi la conclusione dell'Iliade con i funerali di Ettore, e quello di stampo villanoviano. Quindi è una fusione straordinaria di linguaggi, di conservatorismo e di apertura al nuovo, di adesione a modelli che circolavano con una rapidità incredibile, grazie anche alla diffusione dell'alfabeto e della scrittura, con ulteriori adattamenti che noi leggiamo attraverso il rituale funerario, quali l'adozione del modello del simposio e del banchetto, che diventano il nucleo centrale intorno al quale ruota la vita delle aristocrazie e anche della gente un po' più comune che se lo poteva permettere di bere quel vino, attraverso il quale i Greci erano riusciti ad instaurare un contatto con culture che parlavano una lingua diversa. E il modello del banchetto e quello del simposio diventano la principale modalità di rappresentazione dal 730 almeno, ma anche prima, avanti Cristo in poi, per tutto quello che rimane della storia etrusca. Il sarcofago degli sposi rappresenta un momento come questo, secondo il modello etrusco, che però ha le sue originalità. La presenza di una donna, ad esempio, come abbiamo detto più volte parlando del sarcofago degli sposi. E per il resto gli Etruschi sono stati un popolo intelligente, capace di ibridarsi senza perdere la propria identità culturale, linguistica. L'unico problema che abbiamo nei loro riguardi è che non hanno potuto raccontarci in prima persona la loro storia, i loro pensieri, i loro miti. E noi oggi li conosciamo attraverso quanto sopravvive della loro cultura materiale, del loro immaginario, che è un immaginario coperto dal velo dei greci, dei miti greci, ma che ogni tanto lascia affiorare elementi originali. E nell'ultima diretta vi abbiamo parlato, su vostra sollecitazione, di Karun e Vant,
E quello è effettivamente un elemento etrusco traghettato all'interno di un immaginario greco. Vai, seconda domanda. Il senso della crisi? Sì, allora Giuseppina chiede se nella cultura etrusca ci sono segnali dai quali si percepisce il senso della crisi e penso che si le della paura della decadenza e penso che un pochino la sua domanda è scaturita dalla lettura del passo di Einstein. Sì, Giuseppina, in modo incredibile, sappiamo che gli etruschi erano stati così bravi da prevedere la loro fine. Avevano stabilito la durata, interpretando i segni divini della loro cultura, e l'avevano stabilita nell'arco di 8 secoli, scoccati i quali avrebbero cessato di esistere. Questo ci è tramandato da diverse fonti che ci raccontano la sapienza degli Etruschi, la loro straordinaria disciplina religiosa, e ci raccontano anche come il termine seculum sia un termine probabilmente di origine etrusca. Ho avuto modo già di raccontare che non misurava la distanza temporale che siamo soliti attribuire a questo termine, cioè 100 anni, ma era una durata legata allo spazio di tempo tra una generazione e un'altra, cioè il secolo finiva quando moriva l'ultimo rappresentante di una generazione che aveva conosciuto l'ultimo rappresentante di quella precedente, quindi potevano avere una durata variabile. E sappiamo che questo seculum etrusco si è esaurito, confermando quanto avevano previsto, nell'ambito del primo secolo avanti Cristo. Nella realtà, però, la cultura etrusca non si è mai estinta, ha continuato a sopravvivere nascosta fra i lembi della tradizione, della religione, dei romani e attraverso di essi anche oltre fino ad oggi. Quindi sì, avevano chiaro il concetto di crisi e di decadenza, ma il modo in cui Roma si è andata ad affermare in Italia è stato un modo molto particolare. Ha dato la percezione, Bento, sì, ha dato la percezione di una continuità nell'ambito di questa lenta disgregazione. Sono quei processi che Braudel, il famoso storico del Mediterraneo, collega al concetto di lunga durata, longue durée, e di cui non ci si accorge. Anche noi stiamo vivendo in questo momento, grazie a questa crisi, un profondo cambiamento che poi comprenderemo solo in prospettiva. Prossima domanda. E siamo a tre. Allora, chi è che la fa questa domanda? Angelina ci chiede se il labirinto è rappresentato nella cultura, nell'immaginario etrusco. Intanto sentite in lontananza il rumore di un'ambulanza e soffermiamoci nel pensare cosa può voler dire questo. Qualcosa avviene al di fuori di queste mura che mi proteggono dall'esterno. Non mi vengono in mente labirinti etruschi. Ce n'è uno, ma è ripreso dal mito di Teseo su un'oinokoe conservata ai Musei Capitolini e nota come Oinokoe della Tragliatella, dalla necropoli in cui è stata rinvenuta. Si vede Teseo e si vede il mito, no, del filo di Arianna e dell'uccisione del Minotauro. È riprodotto un labirinto su questo vaso di Bucchero, siamo nel VII secolo, quindi un documento molto antico. Ho detto di Bucchero, ma non mi ricordo se in realtà non sia un impasto buccheroide. E il labirinto è raffigurato come ce lo immaginiamo, cioè circolare e dedalico. C'è una scritta Truia, che verrebbe appunto da ricondurre al nome
della città di Troia, traslitterato in etrusco, e quella però è la ripresa di una iconografia greca, un po' come avviene con il vaso di Medea. Attenzione però, c'è una particolarità nei miti greci recepiti dagli Etruschi. Gli Etruschi recepiscono la mitologia greca in una fase precocissima, ve l'ho detto prima, conoscono il modello omerico già nell'VIII secolo. L'iscrizione che documenta l'Iliade più antica è stata trovata a Ischia in un contesto del 720 a.C. Recepiscono così precocemente i miti e li acquisiscono e rielaborano attraverso immagini che spesso sono accompagnate anche da didascalie, quando è possibile, come nel vaso di Medea, ma li recepiscono in una forma molto arcaica, che è quella che precede la codifica di questi miti che ha luogo nel corso del VI secolo a.C. in Grecia, quando Pisistrato, il famoso tiranno ateniese, codifica l'Iliade e l'Odissea e tutti i poemi del ciclo epico, stabilendo cosa è ortodosso e cosa non lo è. Tutto quello che non lo è viene cancellato e sopravviverà soltanto grazie a testimonianze di eruditi come Ateneo nei Deipnosofisti, Sofisti a banchetto, secondo secolo d.C., che conserva tanti brandelli di tradizioni del ciclo epico antecedenti alla rielaborazione di Pisistrato. Gli Etruschi naturalmente non subiscono quest'opera di censura e di revisione filologica che i greci operano nel corso del VI secolo a.C. e continuano a portare avanti i miti così come li conoscevano, li avevano conosciuti. E incredibilmente quindi a volte, attraverso raffigurazioni etrusche, possiamo vedere delle versioni dei miti greci che non corrispondono alle testimonianze di Apollodoro o dei grandi mitografi greci che conosciamo. Questo è un dato interessante, ma torno indietro e rispondo alla domanda di non mi ricordo più chi il nome, forse Giuseppina. Nella fase più antica della storia etrusca, com'è? Angelina. La decorazione di tipo geometrico, quella villanoviana, con immagini stilizzate, raramente raffigurazioni di uomini, frequentissimamente raffigurazioni di astri, in particolare il sole o le famose barche solari con uccelli acquatici che trainano il sole. In tutto questo contesto, i meandri, i motivi, appunto labirintiformi, sono prevalenti. È difficile capire se abbiano un nesso con l'idea che abbiamo di labirinto. Sicuramente qualcosa significano, come le immagini stilizzate che accompagnano molti tatuaggi. Un significato lo avevano e il meandro è un'idea di continuità, di intreccio, cui poi questi grafemi, questi stilemi alludono. E di solito compaiono su oggetti rituali come vasi cinerari, quindi insomma è naturale che si possa trovare dietro queste rappresentazioni quell'idea che c'è anche dietro al labirinto, che non è solo il luogo in cui ci si perde, ma nel quale ci si vuole perdere, insomma una metafora della vita che vogliamo tutti immaginare possa essere ciclica, con un movimento continuo e che non si interrompa. Prossima domanda e poi entriamo dentro e proverò a rispondere alle vostre ultime domande dall'interno del museo. Fersu, sì. E chi lo chiede? Ridimmi il nome. Barbara chiede quanto fosse diffuso il rito cruento del Fersu. Noi lo conosciamo bene grazie a diverse, insomma, raffigurazioni, a dire il vero non tantissime. Si vede questo personaggio con una maschera e accompagnato da una scritta che rende consapevole chi lo guarda che si tratta del Fersu. Da altre fonti sappiamo che il termine Fersu in etrusco significava maschera e deduciamo che da questo termine deriva la parola che ancora oggi utilizziamo in tutte le lingue neolatine, ma anche in altre,
per designare la persona. Le persone non sono altro che maschere sui nostri volti. Il rito era cruento, era una rappresentazione di tipo teatrale, probabilmente di tipo anche gladiatorio, volendo, una contrapposizione. Non possiamo stabilire in termini assoluti quanto fosse diffusa perché le testimonianze materiali sono limitate. Vi ricordate però che vi ho letto quel brano sulla pestilenza del 365 avanti Cristo che ci ricorda come per distrarre il popolo in preda alla pestilenza, non essendo possibile trovare altra soluzione, vennero chiamati degli istrioni dall'Etruria. Istrioni significa attori, significa ballerini, e il termine istrione è un termine etrusco. Tra quegli istrioni vi potevano essere anche dei personaggi con la maschera del fersu. Quindi tutto questo ci fa capire quanto questo tipo di rappresentazioni fossero diffuse nel mondo etrusco, e ricordo di avervi risposto ad una domanda su questo tema. C'è un bel libro francese, Touyer mi sembra il nome dell'autore, dedicato proprio ai giochi e agli spettacoli atletici nel mondo etrusco, è un librone così della collana dell'École Française. E vi sono altri volumi dedicati a riassumere per immagini la performatività degli etruschi legata al teatro e a questo tipo di attività più o meno cruente. Diciamo che non è facile quantificarle, ma indubbiamente costituivano parte essenziale della loro quotidianità, così come la musica. Prossime, ultima e poi entro dentro e chiudiamo con le altre rimanenti all'interno. Gianni ci fa una domanda su come si capivano gli Etruschi, i Greci e i Romani e insomma non so quanto Gianni abbia viaggiato nel mondo, ma laddove non vi sono lingue franche come l'inglese o non le si conoscono, l'uomo è sempre stato in grado di comunicare. Diciamo che è un po' problematico risponderti nel momento in cui mi metti Greci, Etruschi e Romani, perché sono fasi cronologiche molto distanti. Romani ed Etruschi si capivano senza grosse difficoltà, la cultura latina è impregnata da quella etrusca e alle sue origini le stesse fonti ricordano come Roma sia nata dall'unione di Etruschi, Sabini e Latini, e quindi era molto ben presente e quindi non avevano difficoltà a comprendersi, anche se l'Etrusco poneva le sue difficoltà. L'imperatore Claudio era stato sposato in prime nozze con una donna che discendeva dall'aristocrazia etrusca, Orgolanilla, e lei parlava etrusco e aveva aiutato il marito nella lettura di fonti che evidentemente erano ancora disponibili, grazie alle quali ha potuto scrivere questa sua opera importantissima ma purtroppo totalmente dispersa, che si intitolava I Tirrenica, proprio grazie alla lettura dei testi etruschi. Giovanni Lido, che è un monaco bizantino degli inizi del VI secolo d.C., più o meno gli anni in cui a Roma era scossa dalle guerre gotiche, era ancora in grado di leggere i testi rituali degli Etruschi e di tradurli nella sua lingua. Però nella fase più antica di contatto, come vi ho detto prima, la cosa più facile per comprendersi, visto che si trattava di commercianti, di uomini in cerca di fortuna, era il vino e la cultura del dono e dello scambio nel momento in cui non vi era moneta o altri mezzi. Quindi si arrivava tranquillamente a comprendere tutto quello che si doveva comprendere bevendo del vino, che è un acceleratore sociale straordinario. Ricordatevi questa perifrasi, acceleratore sociale. E oltre ad essere uno strumento che metteva a proprio agio gli interlocutori, e per questo ha avuto grande importanza, le prime tracce della presenza greca in Occidente sono proprio le tazze che i greci
avevano utilizzato per bere vino con gli indigeni e gli indigeni le hanno conservate. E dopodiché, qual è stato l'altro motore? Il matrimonio, l'unione. Molti greci hanno sposato donne indigene e hanno fatto i primi bambini nati dall'unione di etruschi con greci. Indubbiamente non avranno avuto difficoltà a comprendersi e questo ha sancito l'unione. Le donne erano anche un dono nell'ambito di un circuito di scambio, soprattutto ai vertici delle aristocrazie, e così si è trasmesso l'alfabeto, si è trasmessa la letteratura e la conoscenza di un mondo mediterraneo che era molto più piccolo di quanto noi possiamo immaginare. Adesso vi prendo con me e vi porto dentro il museo, però Anna può continuare a leggere le domande che arrivano. Andiamo. Mamma mia, questa domanda ogni volta ritorna. Chi è che la chiede? Giuseppi. Siete molto curiosi su questo. Mi sembra che Lorenzo l'altro giorno ha fatto un'osservazione giusta, al post sulla testa, malavolta, e dicendo che, insomma, il post era costruito, sull'idea che quel giovane, un adolescente, quindi di 12-15 anni, avesse potuto vedere la fine di Veio della sua città, avvenuta nel 396 a.C. Quel giovane, diciamo, quell'offerta votiva risale al 500, scusate, 420 a.C. E Lorenzo ha giustamente osservato, forse anche perché questa domanda mi era stata fatta tante volte, che se c'è un'età media tra i 25 e i 35 anni, è difficile, che lui abbia potuto vivere a lungo, così a lungo da vedere la fine di Veio. Insomma, l'età media era questa, ma medio significa che la maggior parte delle persone moriva a quest'età, ma ve ne sono. Guarda, vedo che crescete man mano che mi avvicino, però sto sulla soglia perché poi devo. C'è una zona dove sicuramente potrebbe attenuarsi la rete, quindi sto per entrare, ma vi faccio maturare un po' di acquolina. Quindi l'età media è questa, ma poi ci sono casi di persone, lo conosciamo dalle epigrafi, gli Etruschi spesso scrivevano anche l'età dei loro morti, di persone che sono arrivati a superare tranquillamente i 60 anni, ma uno che è arrivato a 104 anni, se si sono letti bene i numeri della sua morte. Quindi ha avuto tempo per vedersi tante cose accadere, aveva combattuto anche all'epoca della discesa di Annibale e sicuramente lui avrebbe dato uno scatto in più al concetto di seculum di cui vi ho parlato prima. E non mi ricordo se c'era un'altra parte di questa domanda che ho omesso, Anna. Le malattie, beh, insomma, le malattie. Non è sempre facile ricordarle, cioè ricostruirle in dettaglio. La paleoepidemiologia, riesce ad avere effetto quando si conservano tessuti molli in grado di trasmetterci queste informazioni. E non sono molti i tessuti molli che si sono conservati per l'epoca etrusca. Diciamo che noi possiamo ricostruire con grande precisione lo stile di vita e la qualità della vita. Ma sul tipo di malattie abbiamo difficoltà. Vi ho raccontato che studi recenti sembrano aver riscontrato le tracce di malaria e anemia mediterranea nei resti ossei degli abitanti di Spina. E questo perché ci sono degli effetti di queste malattie a livello osseo che possono essere riconosciuti. Altre patologie legate a sindrome di Down o insomma, qualcosa che lascia segni sulle ossa, come può essere l'epilessia, sono riconoscibili. Più difficile riconoscere le pestilenze, il morbillo, l'influenza, il coronavirus, insomma, non lasciano tracce facilmente recuperabili. Ma la scienza è in grado di stupirci e fino a pochi anni fa veniva considerato impossibile. Durante il corso di Doudé da cui ho cominciato del 2004, alla domanda rivolta a Doudé, che cosa possiamo ricostruire del DNA degli antichi, lui era molto scettico
nell'arco di quasi 20 anni le cose sono molto cambiate e si riesce a ricostruire molto di più il DNA antico attraverso le ossa. Ok, entro, vi faccio salutare il nostro meraviglioso sole dello Scasato, Alessandro Magno, una delle opere più belle, c'è un video a 360 gradi da seguire. Vi faccio innamorare del ricciolo di questa Artemide, guardate che meraviglioso particolare. Vi faccio vedere la grandiosità della ricostruzione di questa che è una delle sale senza dubbio più belle del nostro museo, la delicatezza dei particolari di questi volti piccolissimi, sono un quarto, un quinto della grandezza reale e sono sicuro di vedere crescere il pubblico che ci sta seguendo proprio perché siamo entrati, la meraviglia della policromia di queste decorazioni architettoniche dai sassi caduti, i faleri veteres, abbiamo molti amici appassionati di faleri che spesso ci seguono, il duello fratricida fra Eteocle e Polinice alla sommità del tempio dei sassi caduti, e mi spingo oltre quest'altra sala di cui ancora non vi ho mai parlato diffusamente nei nostri video, prima o poi lo farò, c'è una splendida Andromeda e forse invece lei la conoscete bene, la nostra Giunone Curite di Faleri in tutta la sua straordinaria bellezza, come se fosse ancora all'interno della cella del tempio dove era venerata e dove solo i sacerdoti in determinate occasioni potevano vederla. Vai Anna con un'altra domanda, siamo arrivati dove volevo arrivare, mi soffermo solo su questa vetrina perché queste sono le coppe grazie alle quali greci e indigeni etruschi si sono conosciuti, hanno bevuto insieme, si sono parlati per la prima volta, hanno deciso di unirsi, fare accordi commerciali, gli etruschi facevano arrivare loro materie prime importantissime come il ferro, questo è quello che andavano cercando, e in cambio ricevevano sicuramente beni importanti e tra questi il vino non era secondario. E queste coppe se le portavano all'interno delle sepolture come ricordo importantissimo di quel confronto, di quello scambio, di quell'unione che era anche per loro motivo di ricchezza e di interesse economico, perché sono cresciuti proprio grazie a questi scambi. È nata la città, cioè dietro queste coppe che sono databili intorno al 750 avanti Cristo si cela l'origine del concetto di città, non solo in Grecia ma anche in Occidente. E la cosa non va mai vista, ricordatevi quello che vi ho detto all'inizio riguardo i musei, non va mai vista nel senso che gli indigeni erano scemi e si facevano prendere il naso dai greci grazie ad un bicchiere di vino, assolutamente no. Se i greci sono diventati quello che sono e hanno sviluppato il concetto stesso di città e di stato, è anche grazie al contatto con questi indigeni, quindi è un rapporto totalmente paritario. Vai Anna con domanda. Lorenzo. Sì? Sì? Allora, Lorenzo si pone questo dubbio e effettivamente aveva fatto questa domanda anche durante l'ultima diretta. Diciamo, lo preoccupa molto il problema della putrefazione, che per noi oggi è un problema perché non siamo abituati a convivere con il controllo culturale della putrefazione. Per le società, diciamo, che precedono la nostra e fino all'Ottocento, era normale confrontarsi con questo problema. Non c'erano i professionisti di Tafo a disposizione per intervenire e gestire il corpo del nonno.
Chiaramente non erano immagini piacevoli, ma sapevano come affrontarle. Il corpo si dissolve in tempi sufficientemente rapidi per consentire di rientrare all'interno della sepoltura e trovare al massimo un corpo mummificato, che però di solito era avvolto in un sudario o collocato anche all'interno di un contenitore ligneo, che poteva essere anche un tronco di albero. A Villa Poniatowska abbiamo una sepoltura dentro, un'inumazione dentro tronco d'albero perfetta, e lì dentro si decomponeva, pur essendo poggiato sulla banchina, o come vi dicevo, all'interno di un tessuto che lo avvolgeva e che continuava a durare anche dopo che i tessuti molli si erano disciolti. Quindi, quando si entrava in una tomba che non era chiusa ermeticamente, quindi consentiva un pochino, diciamo, un certo ricambio, non elevatissimo, non si rimaneva turbati dal corpo in piena putrefazione del congiunto, e si poteva quindi aggiungere, fino al riempimento della sepoltura, i parenti. Ci sono poi casi in cui queste sepolture devono essere utilizzate ancora per più tempo, e quindi le ossa, ormai scarnificate del primo occupante, vengono religiosamente raccolte e collocate in un piccolo spazio, a volte anche scavando una fossetta nel terreno per collocarle lì a riposare e poter riutilizzare la banchina per un nuovo defunto. Quindi questo problema che a noi spaventa o ci diciamo, colpisce il nostro immaginario c'era fino a un certo punto. Questo è anche il motivo, aggiungo, così vi spiego un altro passaggio. Ci ho scritto diversi articoli su questo tema, anche di diverse decine e centinaia di pagine. Il motivo per cui nelle epoche più antiche si preferiva l'incinerazione era proprio per evitare questo problema, proprio perché bruciando il corpo del defunto si superava la paura dei cani e dell'orrido pasto di cani e di augelli di memoria omerica, o anche del logorio gestito dalla natura e dai vermi. Prego, altre tre domande, credo siamo arrivati quasi alla fine. Vai, Anna. Sì. Ok, torno indietro perché lì c'è campo. Allora, è un'immagine di uno dei nostri reperti più belli, che in diretta non sono in grado di farvi vedere perché non c'è campo. Chi è che ha fatto questa domanda? Patrizia. Allora, ci ha chiesto che cos'è questa rappresentazione così simile all'ombra della sera. A Villa Giulia, nella collezione kircheriana, che è quella di cui fa parte anche la celebre Cista Ficoroni, vi sono due eccezionali statuette del tipo dell'ombra della sera, entrambe raffiguranti la ruspice, colui il quale consultava il fegato degli animali, tra le altre cose, per prevedere il futuro. Questa è un'immagine di Calcante con le tipiche ali dei demoni etruschi nell'atto di consultare un fegato, e la scritta Calcas in etrusco. E questo è un altro specchio conservato mi sembra, uno specchio da Toscania conservato a Firenze, mostra un'altra scena di aruspicina molto importante. La stilizzazione del corpo è una delle caratteristiche di questi bronzetti votivi, che poi sono stati, diciamo, hanno assunto questa definizione molto poetica di ombra lunga della sera, no? Perché il loro corpo viene allungato, proietta un'ombra che colpisce molto l'immaginazione, che sembra aver influenzato, l'arte di Giacometti tra gli artisti contemporanei. È un'immagine molto, molto moderna, molto potente, che però rientra in un processo di stilizzazione che è caratteristico di tutti i bronzetti. Non riesco a farveli vedere perché non ci sono qui, ma ci sono dei bronzetti stilizzati, riprodotti come se fossero delle
dei corpi esilissimi, come disegnati da bambini, che assolvono lo stesso scopo. Diciamo che in questo caso l'allungamento del corpo rientra nella volontà di enfatizzarne le forme, anche se la testa, vedete, rimane, diciamo, proporzionalmente coerente con tutto il resto. Di recente a San Gimignano è stato rinvenuto nel 2009, credo, per la prima volta uno di questi bronzetti nel suo contesto. È stato oggetto di una bella mostra che non ho avuto modo però di vedere dal vivo, e si è potuto capire che questo bronzetto era offerto nell'area sacra al di sopra di una specie di piccolo altarino, quindi effettivamente in un contesto nel quale lo si poteva vedere all'aperto. E forse l'idea che anche la sua ombra potesse avere un qualche significato, quindi come se fosse un ognomone, no? L'ombra che proiettava l'ora negli orologi solari, può avere il suo senso. Prossime domande? Amma, in quale epoca? Francesca vorrebbe un quadro delle popolazioni che si interfacciavano con gli Etruschi. Non è facile questa risposta. Gli Etruschi hanno avuto rapporti con varie popolazioni di tutto il Mediterraneo, ma variando nella storia, insomma, comunque un popolo che ha vissuto tranquillamente 1000 anni almeno, con una sua certa indipendenza e autonomia, sottolineo certa, e quindi è entrato in contatto praticamente con tutti. Era Tito Livio, riprendendo Catone il censore, riferisce, è Servio in un commento all'Eneide, confermato da Tito Livio, che ci dice «Pene omnis Italia in Tuscorum iure fuerat». Quasi tutta l'Italia un tempo fu sotto il dominio degli Etruschi. E questo è vero, il dominio degli Etruschi andava dalla Lombardia fino al sud della Campania, fino a Sala Consilina, con appendici anche in epoche antichissime nelle Marche, a Fermo. Quindi praticamente con tutti i popoli dell'Italia gli Etruschi hanno dialogato. Erano grandi commercianti, controllavano il commercio dell'Ambra del Baltico, che arrivava ovunque nel Mediterraneo e non solo, ed erano naturalmente detentori di queste risorse minerarie straordinarie della Toscana, che tutti cercavano e di cui tutti avevano bisogno. Ultime due. Se c'è un reperto di un museo straniero che vorrei avere a Villa Giulia, mi piacerebbe che tornassero alcune cose che diciamo appartengono al nostro patrimonio, e sono tante, però non mi va di mettere in difficoltà i colleghi dei musei stranieri, e sarò nobile, dirò che non mi interessa nulla di quello che è all'estero, però mi piacerebbe poter vedere il museo di Villa Giulia arricchirsi di nuovi reperti, perché l'attuale funzionamento del ministero non rende più automatico la corrispondenza fra l'attività di tutela e ricerca del territorio condotta dalle soprintendenze e l'attività di valorizzazione dei musei. Se io avessi soldi potrei avviare una campagna di ricerca per poter incrementare le collezioni di Villa Giulia, ma insomma di soldi ne abbiamo pochi, come purtroppo sapete, e non è facile destinarli a cose del genere. Quindi mi piacerebbe di più avere qualcosa di cui conosciamo il contesto, di cui possiamo approfondire la storia, farle parlare, come vi ho detto all'inizio di questa lunga diretta, piuttosto che vedermi tornare indietro qualche capolavoro importante. Qualcuno, ho visto, che ha scritto dei sarcofagi di Boston, quelli vulcenti, che sono bellissimi, però dei sarcofagi senza il contenuto. Ricordatevi il brano che vi ho letto di Doudé all'inizio? Mi interessa poco. Io vorrei conoscere la storia degli uomini che li hanno posseduti, non solo bearmi della bellezza dell'oggetto, dell'opera d'arte,
Come in questo momento vi sto mostrando, questa è una tomba scavata alla fine degli anni 60 a Veio, e qui vedete ricostruito il modo in cui il corpo di questa defunta era decorato da questa serie di catenelle e di anellini di ambre, e un po' ci sembra di rivederla sdraiata con l'abito che aveva indossato durante le nozze. Questo mi emoziona più di più della chimera di Arezzo, ecco. Prego, l'ultima. Giuseppina, hai detto? Giuseppina ha fatto questa domanda? Ok, per quale motivo gli Etruschi scolpivano poco il marmo? Il motivo è che ancora non erano note le cave di marmo lunense, cioè delle Alpi Apuane, che hanno fatto poi la fortuna dei Romani, o perlomeno. In realtà qualcosa era noto, perché esistono delle sculture in marmo etrusche, come la testa Lorenzini un'altra opera diciamo la testa Lorenzini di Volterra è un'altra opera che si trova nel museo di Ancona, cioè non mancano sculture in marmo, sono rare, a volte si tratta di marmi importati. Lavoravano comunque preferibilmente la terracotta, però non mancano straordinarie sculture in tufo di vario tipo, o in nenfro, o in pietra serena, come quelle di Chiusi. Ma la terracotta aveva evidentemente maggiore fascino per loro, perché consentiva ripensamenti, consentiva dettagli come quelli che avete visto poco fa nelle sculture dell'Agro Falisco, aveva di più un colore simile al volto umano. E questo è probabilmente una delle spiegazioni. Varrone e Plinio si sono soffermati molto su questi aspetti, ricordando come gli stessi Romani avessero una resistenza rispetto all'uso del marmo nei loro templi. Plinio il Vecchio ricorda come il primo tempio dei Romani fu realizzato soltanto nel secondo secolo avanti Cristo, quando da secoli ormai erano in contatto con i Greci. Non avevano voluto realizzarli fino a quel momento, volevano rimanere fedeli alle loro tradizioni, e quindi questo fa parte della spiegazione, soprattutto in relazione al sacro. Il sacro doveva rispettare dei modelli antichissimi, e per questo motivo gli oggetti che si utilizzavano per i rituali sacri erano in bronzo e non in ferro, come i coltelli sacrificali. E lo stesso motivo per cui il ponte Sublicio, realizzato dai pontefici, che nascono come realizzatori di ponti, come ingegneri, oltre che uomini che tutelavano il sacro, doveva essere fatto esclusivamente in legno, senza l'uso né del bronzo né del ferro, per motivi di conservatorismo rituale. L'ultima. Ah, ok. Che cos'è la... Quindi chiudiamo con la pietra fetida? Mi fai chiudere col fetore? Ok. La pietra fetida è una pietra particolare che si trova nell'Etruria settentrionale, quasi al confine con il Lazio, insomma nella zona di Chiusi. Si chiama così perché puzza, ma puzza perché è una specie di tufo di origine vulcanica, e insomma sapete che è una pietra che non è profumata, ecco, e questo è il motivo popolare per cui si chiama così, ma si realizzano delle opere molto molto belle in questo materiale. Questo è un invito ad annusare le sculture etrusche per capire come sono. Allora, siete fantastici con le vostre domande, siete stati tantissimi come sempre, è bello, una riflessione sul vostro numero. Qui aspetta Francesca Lecce, ho una visione del mondo preromano un po' meno etruscocentrica, ma ci sta.
Sì, è vero, bisogna avere meno etruscocentrismo, ma se voi mi fate domande sugli etruschi, io vi rispondo rispetto agli etruschi. Vi potrei parlare molto di più dei latini o anche dei messapi, ma non abbiamo nemmeno reperti da mostrarvi. Però hai ragione, non esistono solo gli etruschi, esistono anche gli altri. Insomma, siete quasi un centinaio e a volte Villa Giulia, quando diciamo è nel pieno delle sue forze come pubblico, arriva a contare un 150 visitatori al giorno, che in proiezione porterebbe a un numero di dignitosissimo di 150.000-200.000 visitatori annuali. Villa Giulia ha toccato il suo massimo negli ultimi anni, lo scorso anno arrivando quasi a 83.000, che in proporzione è più o meno quello che vi dicevo, 100-150 visitatori al giorno, con punte da 300 e poi ovviamente le domeniche gratuite anche di 2.000. Oggi siete stati con me in un'ora per mediamente 100. Quindi ho potuto espletare, grazie a questo strumento e grazie all'invito anche di Andrea Tirincanti e del Museo del Territorio di Riccione, una delle nostre dirette, portando a Villa Giulia lo stesso numero di persone che sarebbero venute nell'arco di una giornata come questa. Mi sento di aver guadagnato il mio lauto stipendio e di avervi consentito di fruire del nostro patrimonio anche da casa e anche in quarantena. Vi prego però di ricordarvi anche alcune delle cose che ci siamo detti all'inizio, partendo da quei due libri, perché secondo me sono molto significative. Non posso rispondere più ad altre domande, siamo insomma da parecchio tempo insieme. Vi ricordo soltanto i nostri prossimi appuntamenti. Prendete carta e penna e segnateveli. Dopodiché, se condividete questo video, le nostre iniziative, ci fate un favore, ci consentite di rendere più noto questo splendido museo. E se condividete adesso, io poi vado a controllare chi condivide e chi non condivide, e quelli che non condividono, se fanno domande, non gli rispondo, perché Anna se li segna e non leggerà più le loro domande. Dopo questa minaccia vi do appuntamento domani e dopodomani per due video a 360 gradi, di cui vi anticipo le tematiche. Domani vi parleremo degli affreschi etruschi di Veio, e non dico altro. Mi sembra che lanceremo questo video alle 4. E domenica vi parleremo alle 17 invece dei Castellani, della famiglia degli orafi Castellani, sempre con un video immersivo a 360 gradi, anteprima su Facebook e video completo su YouTube. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale YouTube Etrus Channel, perché la prossima diretta la faremo su YouTube e sarà un tema che so già che vi appassiona molto, perché quando ho parlato del primo re facendo l'archeorecensione del film di Matteo Rovere, ha avuto una portata virale, portandomi anche a collaborare alla parte archeologica della serie televisiva Romulus, cui Matteo Rovere sta attualmente lavorando. E qualcuno sa anche quali sono gli altri miei interessi su Romulus, quindi sarà una diretta che ruoterà tutta intorno a questa figura: chi era, cosa è vero di lui, cosa è rimasto, cosa dicevano le fonti a riguardo, e lasceremo in coda spazio alle vostre domande, anche se ancora non abbiamo sperimentato al meglio le modalità di domanda in diretta di YouTube, quindi poi lo vedremo insieme cosa riusciamo a fare, però insomma non dovremmo deludervi, e cercheremo di farlo dalla sala in cui ci trovavamo prima, perché è la sala che meglio rappresenta l'epoca in cui visse Romolo e anche una buona tenuta di rete. Grazie. Una cosa sola, dimmi. Sì. Fra 5 minuti parte il video dedicato
al Campidoglio della serie sui colli di Roma nel Rinascimento del grandissimo Filippo Coarelli, è davvero un contenuto di qualità elevatissima che abbiamo lanciato per la prima volta in onore dei 500 anni dalla morte di Raffaello. Il ciclo pittorico a cui si ispira questa serie è proprio qui, nella sala dei Sette Colli dove sto inquadrando. Lo trovate sul canale YouTube e vi consiglio davvero di vederli perché sono meravigliosi e vi consegnano l'immagine di una Roma rinascimentale in cui l'antico la faceva da padrone. E lunedì, e quando ci sarà il Natale di Roma, il 21 di aprile, dopo la mia diretta, ci sarà la conferenza sul Palatino. Insomma, vi abbiamo detto un sacco di roba. Se ci seguite e accendete anche le notifiche sui vari nostri social, non vi perderete nulla, perché vedo che qualcuno come Angelina Magnotta si lamenta di essersela persa. Allora, un saluto ad Andrea Tirincanti, Daniela Attenni e tutti quelli che ci seguono con grande affetto e che ormai sono distinti con l'etichetta di fan più attivo. Grazie ad Anna Tanzarella per aver moderato, sempre con grande generosità e spirito di servizio, questa diretta. Io vado da Flavio e da Simona. Mi raccomando, c'ho fame. Ciao, ciao, ciao. Voglio una cosa che mi dia qualcosa di buono. Scusate, 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 scusate. Addio a tutti, ciao.